A San Costanzo si è tenuto il convegno Salute, Sport e Alimentazione, organizzato dai promotori della Colle Marathon. Qui con noi abbiamo Federici Ario, professore dell'Università di Urbino. Professore, lei ha trattato il tema del valori, diritti e doveri nello sport. Quindi quello dell'etica nello sport in realtà è un tema molto attuale. Ma come si può costruire un approccio etico allo sport? Ma innanzitutto io definirei subito che cos'è un approccio etico, che cos'è l'etica. L'etica è una gerarchia di valori e comportamenti. Certo, esiste una differenziazione tra ciò che è moralità ed etica. Diciamo che pur essendoci un collegamento, ma se con la morale è ciò che fondamentalmente l'individuo può fare, ma secondo, può scegliere soprattutto secondo una coscienza ben informata. Come possiamo costruire? Certo, dovremmo fare un convegno solo su questo. Comunque semplicemente agendo su tre linee, credo, fondamentali: l'individuo, la società e dall'altra parte anche i mass media. Innanzitutto tutti siamo chiamati a dare un contributo affinché questi valori possano affermarsi, cioè non è solo delegato all'allenatore o semplicemente al medico sportivo, qua tutti siamo chiamati a dare un contributo sostanziale all'affermazione di questi valori, che è il rispetto di sé, il rispetto degli altri, il rispetto dell'ambiente. E certo, sono già valori molto complessi. E dicevo prima che a chi mi chiede se questi diciamo codici di etica sportiva contengono dei parametri di utopia, degli elementi di utopia, sicuramente, ma l'utopia serve all'uomo, come ho spiegato, semplicemente perché attraverso, come diceva Bloch, lo strumento della critica tra ciò che dovrebbe essere, ciò che è, ciò che accade, ciò che la realtà purtroppo ci dice, questo in ogni contesto etico, sportivo, culturale, la politica, eccetera, attraverso lo strumento appunto della critica possiamo avvicinare questa forbice. Poi ho sottolineato anche che l'etica, cioè il discorso utopico, è fondamentale non vederlo come un qualche cosa di molto lontano, perché Rousseau stesso ce lo sottolineava, che i detrattori dell'utopia, a furia di dire che questo non si fa o quant'altro, fondamentalmente non fanno altro che giustificare ciò che accade. E allora diciamo il fair play o tutto ciò che contiene l'elemento utopico è come una stella, cioè un punto di riferimento. E in un momento come questo, nella società dove i valori veramente siamo nella notte più buia, ecco, è un punto, come dire, non per raggiungere la stella, ma drizzare il timone della nave per portare verso porti sicuri la nostra nave. E chi si interessa di educazione sotto certi aspetti sa che quelli sono i porti sicuri su cui possiamo costruire il futuro dei nostri giovani. Provi a pensare il concetto etico del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente attraverso anche l'attività sportiva. Per cui diciamo che lo sport abbraccia completamente la vita sociale, non è qualche cosa di esterno. Ciò che noi siamo è ciò che noi manifestiamo anche attraverso questa manifestazione bellissima che è appunto l'attività sportiva. E concludo dicendo: l'attività sportiva si connota come pieno, totale benessere e raggiungimento di quel benessere fisico, psichico e sociale, altro non è che la tutela della salute. L'agonismo sicuramente è importante, ma è una scelta personale. Se non c'è la tutela della salute nel mio sport, sicuramente ho la certezza che non è sport. Lo ringraziamo allora. Bene.